tutti. Per fare questo lavoretto l'occorrente che ci occorre è fogli di carta. Io ho scelto questi tre colori. Pistola della colla a caldo. Colla stick. Colla vinilica. Un CD. Una matita. Dei pennelli. La salva madre cavata. Una forbice. Cordoncino. Carta crespa. Varie decorazioni. Servirà anche un foglio bianco. Come prima cosa traccio il contorno del CD sul foglio celeste, quello più scuro, e ne faccio due, dopodiché vado a ritagliare. Adesso devo ritagliare un cerchio rosso leggermente più piccolo di questo qua. Io, senza prendere le misure, ho questo qua che è leggermente più piccolo, e allora prendo la misura con questo. Ora prendo il mio CD, il mio pennello, la colla e metto la colla su tutto il CD e gli metto il foglio sopra. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Adesso il cerchio rosso lo incollo con la colla stick. Prendo dei pezzettini di carta crespa, li allungo e li attacco sul retro, facendoli piegare un po' su se stessi. Adesso li metto il cordoncino, questo cordoncino tutto intorno, e poi vado a ritagliare un po' di carta crespa, perché è troppa così. Adesso ci occupiamo della cravatta. Quindi prendo foglio celeste più scuro e traccio la sagoma della cravatta. Prendo il foglio celeste chiaro e traccio la sagoma della cravatta, però leggermente più piccola. Quindi io ho questo cartoncino, l'ho disegnato a mano libera, è facile disegnare la forma della cravatta piegandola in due. Ho piegato il cartoncino in due, ho fatto mezza sagoma e ho ritagliato. Adesso lo ripiego in due e taglio più o meno mezzo centimetro al lato. La riporto sul foglio este chiaro. Vado ad incollare la sagoma piccola su quella grande. Con gli stampini scrivo qui: auguri papà. Tagliato un cuore e ho scritto per papà, lo vado a incollare al centro. Adesso con la colla a caldo vado a incollare qui la cravatta. Metto dietro anche il cordoncino. Metto le decorazioni, metto un po' di glitter rossi, i glitter poi argentati e qualche strass, qualche bottoncino. Punto i brillantini, i bottoncini anche sopra, e la mia coccarda è finita, e anche il tutorial è finito, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!